Un cuoricino, direi, una reazione arrabbiata. direi che ci siamo. Francesca, sono tagliato qua. Vabbè, La scarica. no, reggerà. Va bene, Stefano. Comunque, grazie per aver accettato il nostro invito come sempre. Gli Stilla non ci deludono mai, non ci abbandonano mai. E oggi, per la prima volta, siamo con te. Mamma mia, che Una emozione. grande emozione, una prima assoluta su un canale così importante, poi devo dire. Assolutamente sì. Esatto. E oggi parliamo anche di un argomento che è molto interessante perché spesso è sottovalutato e poco conosciuto anche da chi fa un largo uso di Facebook e dei suoi strumenti di advertising, diciamo così. Parliamo di Facebook Analytics, Sì, giusto? ma per me, per primo, vabbè, oggi no, però è stata una novità per un po' di tempo, perché, come ti ho già detto forse un'altra volta, Facebook mette quegli strumenti ogni tanto in più e tu dici sì, vabbè, li vedo, non so che cosa sono, prima o poi mi formo. E magari sono un pasticcio, magari tu hai già il tuo flusso di lavoro, ti sta già andando tutto bene. E non hai tempo da perdere e ti perdi uno strumento effettivamente. Facebook Analytics in questo caso è uscito circa un annetto fa, era disponibile anche prima, ma non diciamo a livello di massa, e da diversi mesi noi lo utilizziamo in Stilla per avere dei dati in più, non solo sulle nostre campagne in corso, in quanto facciamo tanto advertising su Facebook, ma anche per capire il comportamento delle persone e per mischiare i dati con altri strumenti di tracciamento che noi utilizziamo tutti i giorni. Dai, iniziamo a parlare di questi analytics di Facebook. Allora, mi sbizzarrisco? Vai, sei libero. Allora, quindi come ti dicevo, sono degli strumenti che servono a leggere dati in più dal sito, dalla pagina, insomma, come abbiamo detto anche in anteprima, da tante fonti. E quindi in questo momento di formazione andiamo a vedere innanzitutto che cos'è nel dettaglio, da che dati trae le sue informazioni, che cosa possiamo farci noi su qualunque livello, su qualunque cosa noi abbiamo del nostro business, perché si adatta abbastanza bene. Facciamo un bel tour delle funzioni, come lo si imposta, perché può essere un casino, in realtà non lo è, e poi se c'è qualche domandina ci prepariamo per rispondere. Beh, in realtà potete fare le domande anche nel frattempo, non ci offendiamo, però magari poi ogni tanto Stefano ti interromperò, vedo che sono tutte, Simona dice tutte a mio amore vecchio, quindi sono connesse, però se volete fargli anche domande oltre a quelle sulla sua vita sentimentale, possiamo anche pogliele interrompendolo pian pianino durante la diretta, quindi mi raccomando qua. Abbiamo contrattato una birra io e quella Esatto, persona. esatto. Io e Stefano siamo, soprattutto Stefano è qua per rispondere. Va bene. Andiamo. Allora, innanzitutto, che cos'è Facebook Analytics? E già questa è una domanda un po' impegnativa, quindi procedo in un modo diverso per spiegare che cos'è. Spieghiamo che cosa non è. Ok. Non è questa cosa qui, cioè gli insights di pagina. Se voi avete una pagina, qualunque pagina, dalla bigiotteria al brand multinazionale, avete degli insights, no? Dove potete vedere quello che succede sulla vostra pagina, potete vedere Sì. le azioni, potete vedere le visualizzazioni, potete vedere tante cose, le persone, i messaggi, eccetera, eccetera. E non è questo, anche se sono degli analytics. Non è gestione inserzioni o ads manager che comunque fornisce degli analytics, ma su cosa? Sui post che paghiamo, sulle nostre campagne a pagamento. Sono altri analytics molto interessanti, ma non c'entrano niente. E non sono gli audience insights, che sono uno strumento utilissimo, sempre di analisi, molto bello, che ci permette di fare delle statistiche, che non, anche se noi non abbiamo una pagina, non abbiamo un business, se vogliamo fare anche una ricerca universitaria, ci può dare un aiuto, perché ci permette di trovare dei dati carini sul pubblico di Facebook, ma non è quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di questa roba qua, con questa palette di trucchi di blu e queste ondine, che è un altro strumento ancora che fornisce dei dati. Fornisce dei dati su cosa?
non sulla pagina, non sulle campagne, ma sulla propria attività e soprattutto sul comportamento delle persone. Tutto attorno al business, non soltanto sul sito. Questa è la parte interessante perché si muove anche al di fuori. Scusa, ti interrompo solo un secondo Sì. per chiederti una cosa. Analytics è su Business Manager. Ecco, per chi ci ascolta, magari fa già della pubblicità, delle campagne su Facebook, ma semplicemente magari facendo il boost del post, comunque mettendo piccoli budget o gestendo la sua pagina con i normali insight, eccetera, questa cosa qua non la vede perché questa cosa è Nel business sul manager. business manager. Il business manager non è uno strumento per fisici della NASA, ma è per chiunque voglia gestire Assolutamente. in maniera ottimale la propria pagina Sì. Facebook. Quindi, se non l'avete mai fatto, con la consapevolezza che non si torna indietro, perché una volta che si va sul business manager, poi è difficile gestire la propria pagina e tornare alla vecchia gestione, però potete avere un sacco di dati in più. Dati che si collegano non solo all'attività su Facebook, ma appunto anche all'attività che poi le persone che interagiscono con noi su Facebook fanno sul sito. Sì, e io all'inizio utilizzavo il mio profilo personale, il mio account pubblicitario personale, tutto ciò che riguardava la mia persona e che abbiamo tutti quanti su Facebook per gestire le attività pubblicitarie. Con il Business Manager voi vi separate completamente da ciò che riguarda la vostra persona e create un altro contenitore di cose aziendali, la pagina, il sito, Instagram, tutti i tracciamenti, le varie cose, tutti i dati li mettete lì, potete anche buttarci dentro altre persone, quindi non dovete dare la password all'altra gente, e ci sono degli strumenti in più, lo faccio vedere magari proprio in 10 Sì, puoi secondi, anche far che passare al io, business manager. il business manager è questa roba qui, cioè è una sorta di coltellino svizzero del vostro business, dove gli analytics sono soltanto un pezzettino. E voi questa cosa la potete vedere soltanto se spostate la vostra azienda insomma, la gestione Certo, aziendale da dà un un'altra sacco di parte. opportunità in più, diciamo. Certo. Allora, tornando a noi, quindi abbiamo capito più o meno dov'è, abbiamo capito perché non lo vediamo probabilmente tutti, abbiamo capito più o meno che cosa fa. Facciamo un riassunto. Definizione proprio a spada. Facebook Analytics incrocia e unisce dati che provengono da più fonti di informazioni, dal sito web, dalle pagine, se abbiamo un'app collegata con Facebook, sai, fai il login con Facebook, dalle app e dai dati offline, che possono essere, non so, un banale Excel con le telefonate che il Sì. mio negozio registra, e i dati con le email delle carte fedeltà, questa è una roba anche abbastanza avanzata, e li puoi mettere tutti assieme per capire le informazioni sul tuo business dall'inizio alla fine, dalla pagina fino al negozio, fino al sito. E uno direbbe Facebook Analytics, ma non è tipo Google Analytics, quella cosa che esiste da forse una ventina d'anni, che prima aveva un altro nome, poi è stata comprata, resa gratuita. Simile. Ci fai delle Perché? cose simili, Sì, diciamo. perché poi anche Google Analytics ti dice i tuoi visitatori, quanta gente c'è sul sito, che età ha più o meno, secondo le informazioni che ha Google, chiaramente, da dove è venuta, che percorso fa nel sito, se acquista o non acquista. Google Analytics è la base e dà delle informazioni imprescindibili. Inoltre c'è una documentazione incredibile, ci puoi fare la certificazione, puoi fare tutto. Però è molto complesso, non è proprio user-friendly. Nel suo essere uno strumento incredibilmente standard, dei limiti di struttura che prima o poi in qualche modo si scrollerà di dosso. Tra l'altro è legato solo al sito web perché legge solo i dati del sito web. Analytics si attiva con una porzione di codice nel sito che comunica, vedi che qualcuno ti ha appena visitato e quindi mette un numerino. Facebook Analytics è diverso. Perché utilizza i dati che vengono appunto da più parti, non solo dal sito, e li confronta con le persone che sono iscritte a Facebook, sono iscritte a Instagram, sono iscritte alla sua piattaforma per avere ancora più dati, più precisione dai dati che stiamo andando a ricercare. Non sostituisce, come ho scritto qui, non sostituisce Google Analytics, però attenzione. Perché tra l'altro è uno strumento ancora piuttosto acerbo, secondo me,
Google Analytics esiste da una vita Certo. e Facebook Analytics da veramente pochissimo, quindi ci aspettiamo comunque una crescita, ma non è oggi. Ad esempio, se io volessi integrare una sorgente di dati come Instagram, non posso, che è pazzesco, perché non riesco a capire delle mie foto scosciate su Instagram che ho messo, quanta gente va a comprare la borsa che sto Stavo promuovendo. pensando alle tue foto su Scosciate. Instagram, ma nessuno comprerà le borse, ovviamente, però la cosa secondo me che è interessante, che ho visto un po' anche, che ci sono state anche delle integrazioni poi nel tempo che Analytics, AdWords, eccetera, hanno anche preso anche dall'esperienza di Facebook, nonostante sia più giovane, è il fatto che comunque su Facebook alla fine una persona va per esporre un po' la sua vita, i suoi interessi e Esatto, tutto, e il fatto di poterlo legare poi alla sua attività sul sito è interessantissimo. assolutamente sì. E poi conta che in Italia ci sono un po' di dati chiaramente sugli utenti, su quello che le persone apprezzano o non apprezzano, l'età, il genere, quelle cose che ti chiedono quando sei nato, che ti chiedono anche al login, alla registrazione. Però, ad esempio, in America Facebook ha una marea di dati in più, cioè perché il database di Facebook è poi, diciamo, come si dice, Rimpinzato. rimpinzato, non lo so, si aggiunge di dati che vengono da aziende esterne che ti Certo. dicono i comportamenti di acquisto, più o meno il reddito medio delle persone, fuori di testa. Noi non abbiamo queste cose, però se il vostro sito, la vostra attività, si espone in America, in UK, in Francia, dove ci sono queste informazioni, c'è un sacco di roba da vedere qui. Allora, c'è un tema molto importante che forse non ho sottolineato bene. Analytics utilizza i cookie, quelle cose rognose che noi accettiamo ogni volta che entriamo su un sito. Noi stiamo dicendo: accetto che la mia visita venga tracciata in maniera anonima, quindi qualcuno tipo noi vedrà che un numero, una persona anonima, sta girando il sito, sta andando qui, sta andando lì. E magari compra e poi lo vedo a livello macro e dico: ok, le persone abbandonano questa pagina, le persone comprano, dovrei spingere di più questo prodotto. E questo è buono, è la base per poter capire anche se una persona torna, perché il cookie che noi ti diamo, che è un codicino, Certo. e poi se tu ritorni su quel sito è sempre lo stesso codicino, perché se lo memorizza il browser. Ma che succede se cambi browser? Che succede se vai sul telefono? Oppure tu parti dal telefono, dici vabbè, lo acquisto stasera e vado sul computer stasera. Hai un altro cookie. Certo. Quindi Google, a meno che tu non faccia integrazioni molto molto avanzate, ti perde. Ti dice: oh, ma wow, sei un nuovo utente, benvenuto. Wow, come hai fatto a conoscerci? Sei entrato, hai scritto proprio lacerba.io, proprio incredibile, hai scritto a caso quelle paroline là. In realtà magari sei un visitatore che ti conosce da un like alla pagina, e magari da un post sponsorizzato, cose del genere, non lo saprai da Google. Ma da Facebook sì, perché ti riconosce in quanto persona iscritta a Facebook, chiaramente sempre in maniera anonima. Qui il tema ci Sì. spiano è dietro Sì, l'angolo. non è che Facebook dirà, uè, guarda che Stefano sta andando sulla Cerba, no, dirà che c'è stata una persona che dal nostro live, ad esempio, poi è andata a vedere la Cerba o più precisamente un gruppo di persone, ti Sì, dirà sì, età sì, sì. media, gli interessi, eccetera, di queste persone. E questo è molto interessante perché noi potremmo magari fare comunicazione sulla stessa tipologia di persone poi per i prossimi eventi. Però ti interrompo un secondo perché Simona dice: sulla mia pagina Facebook riesco a trovare solo insights e non analytics. Strano perché a volte ho fatto dei post sponsorizzati, che è proprio quello che dicevamo prima invece, Simona. La pagina Facebook è una cosa e si controlla tranquillamente, come hai fatto tu, per fare delle sponsorizzazioni, eccetera, eccetera. Il business manager è uno strumento di Facebook per controllare le pagine. Che devi aprire se vuoi gestire la tua attività come se fosse un'azienda vera e propria. Anche se non è un'azienda vera e propria, è una Certo, cosa un po' così, campata non è binaria, necessario dare dei quindi. dati di un'azienda a Facebook, si possono poi ovviamente associare in modo da poter fatturare tutto e tutto e pagare le campagne Sì, ovviamente, sì, sì, sì. però è un qualcosa che potete aprire comunque subito ed è uno strumento molto potente per controllare la vostra pagina in maniera più professionale, diciamo.
Giusto per capirci, se tu hai una pagina e un account pubblicitario, che è quello che hai usato per pagare dei post sponsorizzati, e se tu apriti un business manager, basta che vai su business.facebook.com/create, purtroppo è veramente difficile poi trovare il link perché non è ben È indicizzato, vero, e ti dirà come si chiama la tua azienda, gli dai un nome. E poi ci butti dentro tutti gli asset che hai, la pagina, l'account, vuoi creare nuove cose sul momento? Boh, le crei. E dentro questo portafoglio troverai strumenti in più che prima non avevi in mano in quanto da utente, non da azienda, non vengono concessi, ma anche per evitare di dare troppa roba alle persone che poi non riescono sì, a perché magari non comprendere. riescono a utilizzarla, è più complicato. Una cosa importante su questo, poi chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti, è fatelo voi, il business manager, associate le vostre pagine, cioè le pagine che veramente controllate, perché una volta che qualcuno associa una pagina tramite business manager, ne diventa anche il proprietario sostanzialmente. Se ve lo fate fare dalla vostra agenzia di comunicazione, la proprietaria della pagina diventerà l'agenzia di comunicazione, quindi ha più senso che lo facciate la prima volta voi e poi diategli accessi anche alla vostra agenzia cliente. Noi come agenzia di comunicazione a volte creiamo il business manager, poi lo appioppiamo al cliente, lo rendiamo amministratore, ci togliamo i permessi che avevamo prima, Esatto, però diciamo l'ideale, come dici tu, esatto. se è Esatto. chiaro. Bene. Va bene, quindi Simona, se non è chiaro, diccelo dicelo. e ti rispondiamo. Ok, e quindi questa cosa è super importante comunque. Perché veramente fa la differenza, cioè io sono in grado di capire se sei la stessa persona che ha messo like al post 10 giorni fa. È molto importante per capire poi cos'è che fa la differenza, cos'è che porta una persona a comprare o a fare qualunque azione, che noi vogliamo anche leggere un articolo, se siamo una testata editoriale, o iscriversi al sito, cioè non deve essere necessariamente un acquisto. Le sorgenti dei dati ora le vediamo un attimo per bene. E la prima cosa, che è la più importante in assoluto, però capisco che è un po' complessa, quindi ci sto un attimino di più, è il Facebook Pixel, che è un pezzettino di codice del sito web, che possiamo applicare su tutte le pagine del nostro sito. E quando questo codice si attiva semplicemente quando un utente carica la pagina, carica tutte le informazioni, carica anche il Pixel, questo codice. Codice si attiva, comunica a Facebook, dice guarda qualcuno mi ha attivato. E lo comunica al nostro business manager, non Certo. lo sa Facebook chiaramente, cioè, lo saprà però non ne frega niente. E appunto per questo motivo può tenere traccia di quante volte viene compiuta una specificazione. Dal leggere una pagina, anche una pagina specifica, il pixel più comune è quello che comunica che una pagina è stata letta su tutto il sito, no? Però possiamo creare dei pixel più specifici che comunichino l'acquisto di un prodotto, l'iscrizione al sito, la consegna di un contatto, non lo so, la visualizzazione di uno specifico articolo se abbiamo un e-commerce. E questo è indispensabile, ad esempio, se facciamo post sponsorizzati che sono finalizzati a comprare o a fare cose sul nostro sito di nostra proprietà. Perché? Poi la campagna legge questi dati e vede se dopo aver cliccato sulla campagna o solo aver visto il post senza cliccare, uno va anche da Google e fa la cosiddetta conversione, e quindi fa l'azione che noi vogliamo, e le campagne ti dicono wow, bravo, hai fatto una conversione, complimenti. E questo è molto importante. Certo. Ho messo qui di fianco da cosa è composto il pixel, ma non vi spaventate perché Facebook ve lo fornisce pari pari. E così com'è, quindi non dovete inventarvi nulla, non dovete essere dei geni sviluppatori, non dovete essere sviluppatori, io non sono solo sviluppatore. E c'è uno strumento molto carino che si chiama Pixel Helper, che è un'estensione di Chrome, la Sì. trovate cercando su Google, che vi dice su tutte le vostre pagine, o sulle pagine di altri, se questi pixel partono, tipo qua è partito page view, cioè hai visualizzato una pagina, e view content, cioè hai visualizzato un prodotto che in questo caso costa 6,34 euro, addirittura puoi personalizzarlo in queste maniere. Se posso mostrare come si attiva il pixel su un sito a Certo. caso? Che ne so, se io vado su ePrice, no? Che voglio comprare una TV, per dire, no?
Loro chiaramente per fare marketing sul web, poter assicurarsi che le persone poi vadano a comprare, magari si dimenticano, glielo dicono, con una campagna, e hai dimenticato il tuo prodotto. I classici pubblicità che ci inseguono su tutti i siti. Esattamente. Guarda che cosa succede. Se io qua carico questa pagina, qui c'è il mio pixel helper che mi dirà tra poco, quando si caricherà tutta, ci vorrà un po', si dirà, ehi, ci sono tre pixel, tre eventi di pixel. Ti dicono, hai visualizzato una pagina, hai visto un prodotto che costa 542 rotti euro, categoria in currency euro, come si chiama, e questa informazione passa a Facebook, se hai delle campagne ti dirà che qualcuno delle tue campagne potrebbe essere atterrato qui, e su Analytics potrai capire questi dati. E se io ora lo acquisto, ci sarà un evento pixel che dirà acquisto, aggiunta al carrello. Quindi Facebook può comunicarci tutto quello che facciamo. Ed è imprescindibile. Se non avete un pixel sul sito, io mi arrabbio. È un po', soprattutto se fate poi pubblicità tramite Facebook, è un po' come sprecare i soldi, perché voi sapete che state facendo una campagna, magari vi arrivano delle vendite, ma non vi accorgete che non stanno arrivando dalla campagna, ma da un'altra parte, e quindi non sapete ricollegare la vostra spesa al vostro ritorno. Quindi avere il pixel è assolutamente fondamentale. Imprescindibile, può essere utile per qualunque motivo, da mettere sempre sul sito, anche se avete un blog probabilmente, se avete un minimo di idea di business, ma anche soltanto volete sapere chi sono i vostri utenti con le informazioni di Facebook. Quindi. Sì, che poi su tanti CMS, WordPress, eccetera, sono anche tutte estensioni Sì, integrate. È sì, sì. veramente Sì, semplice poi installarlo. c'è anche uno specchiettino in cui spieghiamo come si fa, ma in maniera molto molto Perfetto. base. Altre informazioni, brevemente, vengono dalla pagina Facebook e qui non c'è bisogno di installare nulla. Immaginiamo che Facebook il pixel ce l'abbia già montato di per sé e quindi Facebook ci può dire sul nostro account chi scrive, chi mette mi piace e può comunicarlo sempre in questo gruppo di dati. Se ne abbiamo di app con il development kit di Facebook. Strutturate così, possiamo trasmettere dati delle nostre app, chi li scarica, chi preme su un certo tasto, quanti fanno il login, chi visualizza la pubblicità, insomma, da qua qualunque Qualsiasi cosa, utilizzo. e azioni offline che sono appunto delle risme di dati, di numeri di telefono, nome, cognome, email, chi più ne ha più ne metta. E anche data della visita, data del contatto, cose che se comunichiamo a Facebook, se lui nota che è qualcuno che è presente anche in un'altra lista, che ne so, la pagina Facebook, il sito, dirà: Ehi, ma qua è venuto prima della pagina Facebook, forse c'entra qualcosa col fatto che poi ti ha dato i dati, forse avere la pagina Facebook ti è convenuto. Certo. Riassunto, Analytics prende tutti questi dati. Se ne abbiamo, chiaramente possiamo averne anche uno o due, solo il pixel, solo la pagina, però solo la pagina forse è un attimo inutile. Magari già pagina e pixel è già potentissimo, e anche solo pagina, solo pixel. E crea un aggregato, un tracciamento aggregato, quindi Analytics, delle azioni che le persone, non i cookie, eseguono nei confronti del nostro prodotto. Da capire, in realtà, poi se tu non sei iscritto a nessuna piattaforma di Facebook, lì potrebbe esserci qualche discrepanza. Cerca di fare il possibile. Certo, sì, non tutti sono iscritti a Facebook e quindi non per tutti riesce a tracciare, perché la bellezza di questo strumento è che non traccia solo le persone che vengono da Facebook, ma traccia il traffico, traccia tutto e quindi ricollega i dati Esattamente, sostanzialmente. unisce i puntini che dai singoli analytics non ti sembrano inutili. Tu potresti dire: Oh, tanti mi piace sulla pagina, però non me ne faccio nulla che mi piace. E che ne sai quanto ti rendono quei mi piace? Che ne sai che una Certo. persona poi ti visita il tuo negozio e usa la tua app? Devi capirlo per dare un valore al tuo impegno. Certo. E appunto, quindi cosa possiamo farci? Capiamolo per bene. Esempio, io ho aggregato pagina e sito web. Con pagina e sito web aggregati posso chiedere ad Analytics: Analytics,
Quanti utenti di Facebook che hanno messo questa reazione, la bellissima wow reaction, l'adoro, sul post di ieri, poi sono andati a iscriversi, dico, dammi i dati delle wow reaction, dimmi quanti poi coincidono con le iscrizioni. E poi quindi da questa cosa qui io posso farmi un milione di altre domande, cioè quanto vale la mia pagina? Cioè, perché alla fine io voglio che si iscrivano, che mettano mi piace e basta, bravi. Certo. E questo è veramente tanto importante perché poi le persone tendono a non credere nella pagina Facebook. Sì, Quindi perché quanto vale? spesso facciamo un sacco di attività editoriale che non viene magari sponsorizzata a pagamento e di quell'attività noi non sappiamo, cioè sì, ci porta qualche metrica su Facebook, ma non sappiamo quanti appunto sono stati ingaggiati da quel contenuto, poi effettivamente abbiano deciso di continuare nell'esperienza sul nostro sito. Sì, esatto. E inoltre puoi dare, magari sei un freelance, no? Stai curando l'attività online di un tuo cliente, se gli gestisci anche la pagina, poi, e hai queste informazioni, puoi dirgli, guarda, i post del piano editoriale, in base al valore delle iscrizioni e come li incrocio, valgono, non lo so, 5 euro l'uno. Ogni volta che io ricevo una reaction per me vale 2 euro, perché ognuna di quelle poi mi porta ad un Certo. acquisto. Ogni commento quanto vale? Oppure, non lo so, ti ho scritto un messaggio privato alla pagina, ti ho risposto, sono soddisfatto, vado a comprare, quanto vale per me il fatto che una persona mi abbia risposto dal tuo cliente e gli dici, io che ti svolgo questo servizio ti ho portato questo. E Certo. quindi da qui altre domande, tipo quanti acquisti sono arrivati in seguito a un messaggio privato dalla mia pagina, come te l'ho appena detto. Quindi quanto incide il mio customer care che ho su Facebook sugli acquisti? Se risponde bene, probabilmente incide, risponde in fretta magari, e incide, potrebbe incidere tanto e noi non lo sappiamo. E dovrei aumentare la mia presenza su Messenger, costruire un chatbot? Se molti utilizzano Messenger per acquistare, forse sì. E ancora, in che fascia oraria raccolgo la maggior parte dei dati? Perché Facebook Analytics te li aggrega, te li mette su quella palette blu, Colorata. bianca, e ti dice questo che colore più scuro è il momento in cui ricevo più dati. Poi io posso anche creare un insieme solo dei dati che voglio, quindi sono più precisi e capisco la gente quando acquista, la sera, la mattina, Certo. eccetera, eccetera. E questa è una cosa super importante, l'ultima. Ci sono differenze demografiche tra i miei fan e i miei clienti? Perché può capitare, l'ho visto, che i miei fan di pagina non siano i miei clienti. Cioè che io stia comunicando cose a persone a cui piacciono, mettono like, mettono tutto, e poi i miei clienti sono una linea di pubblico completamente Completamente diversa diverso. e disinteressata dalla pagina. Quindi io metto assieme i dati e dico wow. I miei veri clienti sono altri. Forse dovrei cambiare il mio piano editoriale. Oppure, forse dovrei iniziare a monetizzare di più quelli che sono i miei fan, che in questo momento sto solo intrattenendo con qualche Certo. bel contenuto. E invece, se ho soltanto il sito web, posso comunque avere delle informazioni molto rilevanti. Ad esempio, quanti miei acquirenti vivono in questo posto? Qual è la spesa media? Solo degli acquirenti, non so, di Venezia? E quindi ci sono delle aree geografiche su cui dovrei fare una promozione specifica, qualcosa da potenziare. Insomma, Facebook ci dà delle informazioni, non da poco. E poi, questo ce lo dice anche Analytics, quello che sto per dire, i miei utenti ritornano dopo una visita e quante persone smettono di visitare? E che cosa impedisce loro di tornare? Solo che Analytics ce lo dice col beneficio del dubbio, perché se tu cambi dispositivo, Certo. benvenuto un nuovo utente, in realtà sei sempre tu. Sì, questa cosa forse non è facilissima da capire per chi non è avvezzo molto a codici, cookie, eccetera. Oh, i cookie sono quelle robe che noi dobbiamo accettare tutte le volte che finiamo su un sito e teoricamente se voi lo fate da Chrome sul cellulare e poi andate da Chrome sul computer o vi spostate su Safari, eccetera, dovreste riaccettarli perché non viene letto che siete voi, non sono io Michele Di Blasio, ma è il dispositivo X che si sta collegando. Quindi magari Esatto. io spendo molto tempo sulla Sherpa dal cellulare, poi ci vado sul computer e Analytics mi dice che ci sono stati due utenti che l'hanno visitata, ma in realtà ero sempre io. Facebook, sapendo che sia sul cellulare che sul Sono computer sono connesso. sempre io perché sono connesso, non sbaglia questo dato, ecco.
Esattamente. Quindi questi dati potrebbero avere un riscontro diverso. Per questo dico, per quanto Analytics è più preciso, più dettagliato, Google Analytics, Certo. Facebook Analytics può essere uno strumento complementare che ti può ribaltare o confermare il risultato Certo. per fare citazioni altissime. E quindi niente, altre domande che da qui risparmio, però ad esempio questa è carina. Da un'azione al carrello che io, da un'aggiunta al carrello che io ho effettuato, quanto tempo ci metto poi a completare? Se io sono su Facebook Analytics, posso saperlo anche se ho aggiunto al carrello, non so, dal telefonino e poi ho finito l'acquisto dal computer. Cosa che succede, perché a me piace il Certo. prodotto, in pausa pranzo, pausa caffè, lo compro stasera perché ci devo mettere informazioni di pagamento, nome, cognome, fatturazione, uff, telefonino, muori. E quindi interessante. Qua mi è saltata una emoji, però è Adesso abbastanza chiaro quale avrei messo, probabilmente. Esempio ultimo. Questo è super complesso, però dovrebbe essere chiaro per tutti. Quante persone hanno messo love reaction, il cuoricino, su un post, su un video che abbiamo postato 10 giorni fa, quindi dati di pagina, poi hanno scaricato la nostra app, dati dell'app, scaricato il coupon che stava dentro l'app e poi sono andati a registrare una carta fedeltà nel negozio? Cioè, te lo dice Facebook Analytics se gli dai tutti questi dati qui. Quindi, in breve, noi possiamo sapere l'apporto di tutti gli elementi del nostro business, dalla reaction fino alla visita, fino al negozio, quello che ci pare, tutelando l'identità degli utenti, perché Facebook, oltre un se non ti dà dati macro grandi, non ti dà dati, perché potresti utilizzarlo per sgamare una persona che fa un certo comportamento, nome e cognome, mai, non puoi saperlo. Certo, fra l'altro domanda che ci viene spesso chiesta è: ma posso sapere la lista dei mi piace degli altri? Cosa no? Proprio perché Facebook tende ovviamente a tutelare la privacy delle persone e dall'altra parte a fare i propri interessi di darci dei dati per fare no, a noi inserzionisti delle campagne che funzionino, quindi un po' a ottimizzare da una parte all'altra, diciamo. Tanto Sergio ci chiede se il codice, per installare il codice bisogna per forza andare da uno sviluppatore o esiste un plugin ufficiale di Facebook o WordPress. C'è la C'è risposta la risposta dopo, fra quindi ti stiamo poco. obbligando a seguirci. Rimani con noi, non puoi scappare. Sì, assolutamente. Dopo la panoramica ti spiego, Sergio, giusto? Sergio, sì. Come farlo, in maniera molto breve, però ti sarà chiaro. Perfetto. Panoramica delle funzioni. Allora, premesso che io Analytics ce l'ho qui, no, non qui, qui. In realtà dovrei selezionare il pixel di Lacerba o il gruppo che io avevo creato, Lacerba Source Group. Questo è quello che io vedo unendo i dati di pagina di Lacerba con i dati del sito di Lacerba. Vediamo gli utenti unici, le novità, chiaramente dobbiamo impostare un intervallo temporale, possiamo metterlo anche a 20, 90 giorni, insomma, per stare larghi. Possiamo aggiungere un segmento, come Google Analytics, gli possiamo dire dammi solo le persone che mettono le reaction, dammi solo le persone che visitano una pagina specifica, solo le persone di una certa età, quelle che vengono da Milano, oppure mettere più dati assieme, solo che se avete un sito con pochi, un sito, una pagina con pochi utenti, poi Facebook vi caccia storie perché dice sono troppe poche persone, scusami ma la privacy è più importante di te. Certo. E vedete qui già nella home page. Avete tanti dati, avete dati sulle persone, vedi, vi seguono per la maggior parte persone dai 25 ai 34, cosa che puoi confermare, Certo. per lo più uomini, per lo più italiani, per lo più sono nel sito web, e poi puoi avere un sacco di altre cose. E tutte queste funzioni che ora vediamo, le ho messe in presentazione, e le puoi, per quelle che ti sono interessanti soltanto, ti puoi creare una dashboard. Cioè una pagina vuota dove tu metti soltanto i grafici e le cose che ti interessano, senza che li stai a cercare, li stai a comporre ogni volta. Cosa super importante, che però non faccio mai. Cioè, sarei la prima cosa da fare, poi alla fine dici vabbè, ma li trovo Sì, facilmente e quindi. esattamente. Quindi questa è la vista principale.
Per una questione di neanche comodità, perché ho messo delle funzioni molto specifiche nella presentazione, ve le mostro da qui. Quindi abbiamo parlato già della scelta del segmento, quindi possiamo scegliere soltanto persone specifiche, ad esempio chi interagisce con noi, quindi pagina, tramite un iPad. Possiamo anche dire persone tramite un iPad che però è il modello cellulare con operatore Wind. Dirà probabilmente c'è un ceffo, due ceffi e basta. Perché poi sono dati che non sempre si possono estrapolare, però si può fare. E quindi una volta scelto il segmento, possiamo anche lasciarlo tutti i dati, ad esempio, non è un problema, e sono comunque dati importanti. Possiamo vedere la panoramica, che abbiamo già visto, puoi sapere quante persone compongono questo segmento di dati che hai scelto, che sia tutto, che sia una parte. E che età hanno, se hai degli un e-commerce impostato con i pixel di Facebook che si portano dietro i dati sui ricavi, e anche questa cosa è una cosa che spiego dopo come si fa, e puoi avere i ricavi sul giorno, sul mese, la media, come è andato oggi, come è andato ieri, il mese, tutto quanto. E quanti nuovi utenti stanno entrando nel segmento, nel gruppo di dati, quindi nel sito, nella Certo. pagina, nell'app. In generale. Poi c'è la schermata utenti attivi, che è la prima che troviamo nell'elenco a sinistra. Qui puoi sapere al volo le azioni le puoi scegliere tu che le persone svolgono al giorno e quante persone la fanno in quel momento. Ci sono persone puoi dire, ah, 100 persone fanno l'azione di aggiunta al carrello o di iscrizione o di visita di una pagina specifica al giorno e 20 persone la fanno 3 volte, quindi ritornano. Ok, interessante. Quindi puoi sapere l'assiduità degli utenti con il tuo business, numero medio di azioni che vengono svolte per capire quanto è interessante una certa pagina, quanto è utile nel tempo, magari è una guida tecnica per un qualcosa, non so, immagino un sito editoriale. Magari ritorni tu per consultare, Certo. no? Oppure una pagina di sconti, non so, tu la riapri, quindi io sto dicendo wow, allora è interessante, ottimo. E come varia la durata tra le sessioni sui vari, le varie fonti di dati, dal sito, l'app. Se hai un e-commerce, o comunque se assegni il valore delle azioni al tuo pixel, puoi sapere i ricavi che hai giorno per giorno. Puoi sapere i ricavi totali, gli acquisti totali, gli acquisti unici, perché magari una persona ha acquistato di più, quindi vuoi sapere più o meno il flusso com'è, come è fatto. Sempre in base al segmento impostato. Io gli dico Milano, sono solo gli acquisti di Milano, il flusso di Milano. Questa cosa puoi cambiarla. Certo, molto interessante perché sostanzialmente, vabbè, è ovvio che tutti noi sappiamo quanto guadagniamo dal nostro sito in termini di vendite se abbiamo un e-commerce, ma sapere che nell'area di Milano, per dire, facciamo il doppio delle vendite rispetto all'area di Messina, ci può spingere a cambiare le nostre azioni di marketing sostanzialmente. Esattamente. Vedi, nel vostro caso, non avendo un e-commerce, perché giustamente fate formazione, una cosa un po' più particolare, Facebook dice, il pixel non sta comunicando i dati, per me non ci sono dati sufficienti Sì, più che altro poi per dirti. questa è una cosa dovuta alla cosa che ci dicevamo prima di impostare correttamente il pixel. Noi lo usiamo in una maniera che bisogna vedere se poi effettivamente viene letta Sì. nella cosa. E poi questo è un passaggio ancora più avanti perché anche su azioni che non sono acquisti, tu puoi dare su un'azione di pixel, puoi dare il valore che per te ha quell'azione. Certo. Quindi poi se tu hai una campagna in corso e ci hai speso 20 euro e dalle campagne quella cosa è successa 40 volte, Facebook già ti dice guarda, stai facendo soldi praticamente Certo. perché sei a ROI, ritorno sull'investimento, positivo. Positivo. Ok? E torniamo sulle nostre slide, quindi i ricavi. Puoi vedere, questo è importantissimo, puoi vedere il funnel, cioè il percorso che le persone compiono dall'inizio alla fine della tua esperienza, dalla pagina fino a quello che vuoi. Il concetto di funnel, quando ho iniziato a studiare web marketing un sacco di tempo fa, nella sua semplicità non mi entrava in testa. Quindi io spero sia chiaro. Sì, qua è abbastanza, la forma è un imbuto sdraiato, ma Sì, è sempre.
Cioè, Sì, questo punto immaginatevi è. tutte le persone che mettono un like a un post, entrano in un funnel che vorrebbe portare all'acquisto, però chiaramente non tutti sono interessati e quindi da uno step all'altro si riduce finché avrete un tot di persone nel funnel e quello per voi è l'importante, che arriva alla fine, che sarà un Certo. acquisto, un'iscrizione, quello che è. Sì, possiamo vedere i vari tassi di conversione ad ogni livello, sostanzialmente. Sì, Livelli che impostiamo noi, non sono preimpostati. Siete voi a dire, in base a questa specifica cosa, dimmi appunto quanti hanno messo il like, quanti poi hanno visitato la pagina e acquistato. in questo caso, che cosa ci fa fare Facebook Analytics? Ci fa impostare tutte le azioni che noi sugli elementi che gli diamo, quindi se abbiamo dato la pagina, tutte le azioni saranno like, commenti, messaggi, ce ne sono tantissime. E più quelle magari che riguardano il sito, quindi possiamo dire quante interazioni di un post si traducono nel lancio di un'app e poi nell'acquisto, che riguarda tre sorgenti di dati. Allora io vado su Analytics, vi dico parti dalla post reaction, poi metti, non so, visualizzazione della pagina e lui mi dice ecco le persone che da una reaction, vi posso anche dire quale, posso dire solo i cuoricini, solo le Okay. faccine incazzate. E vanno sulle visualizzazioni della pagina e io mi faccio un'idea di quanto valgono per me i post. Posso anche selezionare un post specifico, un video, il post di ieri. Allora, su questo lo faremo, poi su questo live andremo a vedere quanti di voi poi sono andati a Lo vedere il possiamo sito di fare. Lacerba o di Stilla. In Stilla no, dovremmo avere il pixel collegato. È ovvio che si vada sul vostro sito, non posso vedere quanti Potremmo creare un insieme di dati possiamo tra noi e voi, chiedere. ma Vi è un seguiremo. incesto. No, scherzo. Ok, e poi una cosa importante ci può dire anche quanto tempo passa tra un'azione e l'altra. Quindi da una post reaction, e questo mi sa che l'ho preso dal vostro Analytics, ci vogliono 2 giorni e mezzo, quasi 3, affinché una persona dice andiamo sulla pagina, vediamoci qualcosa, una visualizzazione qualunque. Ve ne ho creati altri, giusto perché il concetto vi sia chiaro. Questo è un altro funnel a 3 step, e non ricordo neanche quale cliente, quindi boh. Qui scopriamo che da un commento, da un post comment, il 41,3% delle persone apre una pagina del sito. E il 26,3% di queste persone a loro volta acquistano. E quindi è un'informazione non da poco. No. E se io non avessi avuto i post comments, quindi avessi fatto un contenuto brutto, perché le persone fanno i contenuti brutti, Di brutti. esiste purtroppo questa cosa, e io non avrei avuto nulla di tutto ciò, perché il primo pezzo non esiste. Certo. E caspita, e poi ci vogliono una settimana e passa finché una settimana e mezzo quasi prima che il processo finisca. Quindi attenzione a vedere gli acquisti il giorno stesso, ci vuole un sacco di tempo affinché qualcuno prenda una decisione come quella di acquistare, magari su un prodotto che costa anche. Quindi Soprattutto su un canale come Facebook, che non è esatto. fatto direttamente per vendere. Ti ricordi quando ho detto prima della questione dei fan che a volte sono diversi dagli acquirenti del sito? Questo è il caso. Abbiamo, in realtà sì, forse l'ho già passato. Fammi vedere. No, in realtà Intanto, non l'ho proprio messo, però ti posso dire ok. che mi è capitato un caso in cui dall'attività sul sito web poi quasi nessuno andava a comprare. In questo caso è simile perché portiamo tanta gente sul sito, però poi in realtà si accorge che non gli interessa e vedi pochissimi aggiungono al carrello e acquistano, c'è un volume incredibile. Tra l'altro c'è tantissima perdita anche sul carrello, comunque il 70% delle persone mettono il carrello poi non acquistano, anche lì si può studiare tantissimo come migliorare lo user experience poi sul sito. Tanto Simona che sta seguendo dice quindi Insight è una, posso dirlo io, una Shock. stronzata rispetto a tutto quello che ti fa Analytics, shock. No, non è, sì, che ti fa Analytics, giusto? Quindi sì, in effetti sì, ma usare il Business Manager rispetto a usare la pagina di Facebook e basta,
È un bel cambio di paradigma rispetto, dipende quanto Se è profonda profondo. il bisogno che avete di gestire queste cose. Sì, poi è chiaro, se hai soltanto una pagina, probabilmente ti basta anche Insights, perché qui la vera figata è avere dati da più fonti. E funziona come strumento anche solo per una fonte, però metterci la pagina e basta non ha tanto senso. Metterci già il sito Certo. è qualcosa. Quindi Sì, niente, è business fondamentalmente manager, se questo. non avete un sito non serve molto, però già se siete nel pagina più sito ha un buon senso, diciamo. E termino con questo funnel, sempre brevissimo, quindi due azioni. Ti mostro le azioni di aggiunta al carrello che le persone compiono, quindi premo il pulsante, attivo il pixel che mi dice aggiunta al carrello di un prodotto che costa X con questo ID, e vado in acquisto, 36%, 36-37 dai, vanno fino in fondo, quindi mi faccio le mie considerazioni. Questo non riguarda solo Facebook, riguarda tutto il sito, attenzione. E in 15 minuti completo, quindi mi faccio anche un'idea del percorso, se è buono, se devo migliorarlo, insomma, informazioni non da poco. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo una finestra sul mantenimento degli utenti. Quindi noi qui, senza considerare le azioni, semplicemente sull'attivazione del pixel, qualunque azione sia, poi possiamo comunque segmentarlo noi, il pubblico, su questa analisi. Scopriamo quante persone poi ritornano, quindi quanti utenti ritornano dopo un giorno, quanti utenti ritornano dopo settimane, dopo mesi. E forse è più chiaro se te lo mostro da qui, guarda, vado in mantenimento negli ultimi 28 giorni su tutte le azioni, questo a settimana, che so, dal 16 febbraio 18, non so perché me lo vede su così pochi giorni, vediamo su 19-25. Allora, nella settimana stessa ci sono state 674 persone attive e poi queste persone, contate in questa settimana, avevano l'8%, quasi il 9%, che erano attive anche la settimana di dopo, mentre la settimana ancora dopo 27%. Quindi qui puoi vedere a livello di settimana, a livello di giorno, a volte anche a livello di mese, però devi impostare un intervallo più ampio chiaramente, Chiaro. e quante di queste persone poi tornano a trovarti. Dipende dal tipo di business che hai. Se sei un sito editoriale, tu vuoi avere un mantenimento, altrimenti perdi gli utenti, devi chiederti perché. Certo. Ok, what else? Ah, attenzione, questa cosa la fa anche Analytics di Google, però Sì. qui i dati sono sempre aggregati. Corti, andiamo già sul complesso, per cui la manteniamo semplice. Con le corti puoi verificare tra una e l'altra azione, che ne so, visita, iscrizione, aggiunta al carrello, acquisto, puoi verificare dopo quanto tempo da un'azione vai sull'altra. Se sei un e-commerce che vendi cose costose, potrebbe volerci un mese prima che acquisti. E qui puoi vedere effettivamente come si comporta la gente. Puoi vederlo a livello di giorno, settimana, mese, imposti le azioni che vuoi e lui ti dice. X persone hanno effettuato l'azione il giorno stesso, altri l'hanno effettuata un po' meno il giorno dopo, altri ancora, altri ancora. Certo. Molto, molto utile, specialmente nei momenti in cui ci sono dei cambi sul sito, sulla pagina, su quello che vuoi, e tu vuoi vedere se ci sono delle differenze. Ho fatto un cambio nella mia acquisizione, nel mio e-commerce, mi aspetto che le persone comprino prima perché è velocissimo. Scopriamolo. Ce lo dicono i dati. Ok. E poi in realtà qua si va ancora, qui sono informazioni semplici, nei breakdown noi impostiamo un'azione del pixel, che ne so, aggiunta al carrello, e diciamo di queste persone che aggiungo al carrello, che informazioni abbiamo? Possiamo chiedergli da che browser arrivano, che età hanno, maschi, femmine, da dove vengono, Milano, Venezia, Roma, Torino, dove ti pare, e possiamo anche sapere informazioni veramente tanto dettagliate, non so quanti giga gli restano sul telefonino, non ho capito da cosa lo capisce. Qui il tema privacy è vicino, è delicato, quindi Facebook, oltre su dati tanto piccoli, ti dice non te li Non va. mostro. Ok,
altrimenti apro un sito, ci faccio entrare una persona, a quell'età sarà l'amico mio, cioè faccio delle mie assunzioni. Nei percentili, che è un'altra schedina di quelle della colonna sinistra di Analytics, si possono capire i pubblici che effettuano azioni tante volte. Gli dico acquisti e mi dice il 10% di tutto il tuo pubblico fa gli acquisti 4 volte in un mese, 3 volte in un mese. E tu, in base a quanto è grande questo pubblico, puoi capire il numero di persone che sono tanto fedeli, un po' meno fedeli, poco fedeli, eccetera, eccetera. Un'altra informazione in più, puoi farlo sulla pagina, di quante persone mi mettono tantissimi like, no? 10 like, 20 like, e puoi capire quante persone per te sono fedeli o ti hanno messo il like solo perché gli hai chiesto. Due estremi incredibili. Ok. Poi qua c'è una finestra sugli eventi, se tu premi su eventi ti dice questi sono tutti gli eventi che tu hai, dal like all'aggiunta al carrello o l'installazione dell'app. In questo caso vedi, se tu scorri qua non c'è scritto installazione dell'app perché noi non gli abbiamo dato i dati sull'app. E quindi amen, non avremo mai quei dati, ma non abbiamo neanche l'app, quindi stiamo bene. Tanto chi vede queste cose che sono un po' piccoline, probabilmente nel live Facebook, non vi preoccupate, poi come sempre ci saranno le slide che potrete scaricare gratuitamente sulla acerba, qua su Facebook, e le condivideremo, quindi non state lì col binocolo davanti allo No, no, schermo no. del computer. Altrimenti sarei andato proprio su Analytics a mostrarle, però qua cioè, hai uno spaccato velocissimo, vedi in verde o in rosso l'andamento, non so, mensile, giornaliero di certe azioni, dici, ah, le mie azioni visita di contenuto sono aumentate, vuol dire che i prodotti sono visti, puoi anche mettere un pixel sulle ricerche, dici, ah, le persone stanno cercando tanto sul mio sito. Vuol dire che l'idea di togliere la barra di ricerca era una cretinata, o forse devo renderla ancora più grande visto che la usano. Tra le ultime cose, puoi calcolare se vendi in rete, se hai un e-commerce, puoi calcolare il lifetime value, perché se il pixel comunica il valore dell'acquisto, devi far sì che lo faccia, poi ci sono i metodi. Lui ti dice più o meno l'acquisizione di un nuovo utente o il mantenimento di un utente quanto vale. Quindi puoi fare le tue strategie in termini di acquisizione. Puoi dire a me sta bene che un utente in una campagna a pagamento, un post pagamento di acquisizione di nuovi pubblici, mi porti nuovi pubblici una volta ogni 50 euro spesi. Che sembra pazzesco, tu dici 50 euro per una nuova registrazione. Sì, però se ti paga 71 euro ogni volta, una volta a settimana, magari vale la pena. Quindi serve a capire quanto vale anche l'acquisizione, quanto vale il mantenimento, ricordando sempre che un utente fedele è È il miglior insomma, investimento, è un migliore investimento, è più difficile acquisirne uno nuovo. E poi niente, si conclude con alcune informazioni che dà anche Google Analytics, demografiche sulle persone, sul segmento che abbiamo impostato, quanti anni hanno le persone che fanno questa azione, da dove vengono. È spiegato anche in altre parti, probabilmente l'avete già sentito un'altra volta, però qua è spiegato con dei grafici un po' più chiari. Questo serve sempre affinché voi componiate la vostra dashboard. Quindi ci sono più modi per spiegare la stessa cosa, voi scegliete quello che vi è più interessante. Ecco. Bon, come si come si imposta? imposta? Ecco Sergio, adesso Sergio, presta finalmente attenzione. devi prestare attenzione, vai. Caro Sergio, dunque, si imposta così. Innanzitutto, se non hai impostato i tracciamenti, non iniziare neanche, perché i tracciamenti sono la base di questa cosa. In quanto Analytics dice datemi i tracciamenti e ve li unisco. Bene, creiamo i tracciamenti. Per quanto riguarda il pixel, che era la tua domanda, ci sono vari modi per impostarlo. E se non sei uno sviluppatore, non ti preoccupare perché non lo so neanch'io. E a mano effettivamente è un po' complesso, quindi è la via più difficile, devi aprire il cofano del sito e buttarci dentro Sì, queste diciamo che è una informazioni. cosa, per uno sviluppatore è un lavoro da 4-5 secondi. Per chi non ha mai visto una linea di codice può essere complesso, anche se Facebook dà tutte le indicazioni e Sì. tutto, Sì.
Non è difficile, però, se avete un sito che non può integrare dei plugin, quindi non si appoggia a WordPress Sì, o cose di questo genere, esattamente. lì forse è meglio per non sbagliare, però poi non aver dati sbagliati, che è ancora peggio di non averli, probabilmente, forse è meglio chiedere aiuto a un programmatore, perché sarà una cosa per lui veramente semplice da Sì, fare. sì, sì, sì. In realtà c'è cioè, un copia e incolla di un pezzettino. Facebook ti dice: tieni il pezzettino, boh, incollalo, arrivederci. Poi i pezzettini cambiano in base all'azione che vuoi monitorare. Soprattutto sono più complessi se l'azione si deve portare dietro informazioni del sito, perché deve dialogare con il sito, deve Certo. dire l'utente che sta acquistando, cosa sta acquistando, che prodotto, quanto costa, e il sito gli deve rispondere, il back-end gli deve dire, sta acquistando questo prodotto qui che costa tot, questa informazione se la deve portare finché non acquista, chiaro. Comunque è piuttosto facile con i plugin, e ci sono plugin per WordPress, se hai un e-commerce, che ne so, Magento, WooCommerce, PrestaShop. C'è un plugin per ogni piattaforma di e-commerce e per quasi ogni piattaforma di blogging. Non puoi sbagliarti. Aiutati con la ricerca Google a trovare il plugin e veramente puoi farlo senza scrivere una riga di codice. Per chi è talmente furbo da avere un e-commerce su Shopify, invece la cosa è ancora più semplice. Molti hanno Shopify, Sì. sai, noi consigliamo di adottarlo. E molti ci fanno di solito dropshipping perché vabbè, insomma, ci vendono cose che arrivano dalla Cina, te le rivendono. Detto un pochino in soldoni. Però perché lo fanno? Perché tanto creare il sito è una cretinata. Apro Shopify, boh, ho fatto il sito, non è tanto difficile. Shopify ti dice: dammi il codice del pixel. Tu vai da Facebook e dici: mi crei un codice pixel? Boh, tieniti dei numeri, ti dà un numerino che è questo numerino qui, dice eccoti il tuo numero pixel, no? Un po' come quando chiedi il ticket alle poste. Tu gli dai il numero a Shopify e lui ti monta il pixel su tutte le pagine e non solo, questo lo fanno anche altri plugin, però ti crea anche tutti gli eventi, Ti quindi ottimizza tutte le aggiungi cose che al dicevamo prima. carrello, guarda il contenuto. Questa cosa qui, l'aver visto, l'aver incrociato un prodotto con un evento pixel, te lo fa Shopify da solo, non devi fare nulla. Quindi tutti questi eventi, le cose più complesse che puoi avere, te le sistema lui. Fabio dice Con anche che si può fare inserendo il tag, scusa, sul tag manager Tag di Manager, Google. sì, esattamente. Se utilizzi Tag Manager, che è appunto uno strumento per gestire più facilmente tanti tag di tracciamento, perché non c'è solo chiaramente Facebook, il Pixel, c'è quello di Analytics, ce ne sono un milione di altri che Certo. potrebbero tornare utili, c'è anche quello di LinkedIn, se fai campagne su LinkedIn. Hai Tag Manager, metti solo un codice, poi dentro Tag Manager, che è un software, un servizio di Google, gli dai tutti gli altri tag, quindi i codicini, e te lo fa lui. E, quindi questa è la parte veramente imprescindibile per tracciare sui siti. Poi se hai un'app, devi far sì che l'app, lo sviluppo dell'app, segua il materiale, gli strumenti del software development kit di Facebook, è tutta una serie di strumentini che tu puoi integrare nell'app e poi devi semplicemente sincronizzarli con il tuo business manager, così li riconosce. Per la pagina Facebook non devi impostare nulla, basta che tu sia amministratore della pagina e che sia dentro il business manager, e per le azioni offline gliele devi dare. Oppure devi sincronizzarti se hai, non lo so, un CRM, uno strumento più importante per gestire i dati, perché hai un'azienda più strutturata, hai un negozio, tanti punti vendita, gli dai le azioni offline e da quel punto di vista sei a posto. Idealmente le azioni offline dovrebbero aggiornarsi da sole, però le puoi anche dare a mano. Sì, possono essere caricate sempre sul business manager per connettere anche. C'era un nostro studente della masterclass di Facebook che ci chiedeva poco tempo fa proprio del fatto: ma come fa effettivamente Facebook? Io faccio una campagna sullo shop, come fa a sapere che una persona poi si è recata fisicamente? Glielo devi dire tu in un qualche modo, perché collezioni i dati e riesci a riunire le due informazioni. In realtà è una cosa piuttosto limitata, però
però Facebook può anche riconoscerti tramite il GPS, se entri Ah, in quel punto certo. vendita, però è una cosa che non è abilitata per tutti. Quindi, sai, io quando entro nel supermercato, non so, Google dice benvenuto nel mio telefono, benvenuto nel supermercato, metti la tua recensione del supermercato, fai le foto, com'è stata la tua esperienza? Madonna. Però potrebbe farlo anche Facebook, tanto GPS attivo per GPS attivo, ormai i dati li abbiamo diffusi e amen. Intanto, scusate, ti interrompo, poi c'è Barbara che dice: ciao, un'informazione per quanto riguarda la sezione del funnel, se per esempio il percorso è visualizzazione pagina ad acquisto, quale visualizzazione pagina si intende del sito o di quella Facebook? No, visualizzazione pagina, visualizzazione pagina di sito. E È ovvio che però tu puoi metterci anche uno step precedente che è la visualizzazione della tua pagina Facebook da parte dell'utente piuttosto che il like, l'interazione che ha avuto con essa. Sì, la visualizzazione proprio della pagina senza far nulla non credo che venga contata, solo le azioni che tu compi. Però qualunque azione che uno fa sulla tua pagina la puoi tracciare. Se la guarda soltanto, mi pare che non sia possibile. Forse l'utente viene catalogato nell'attività generale di tutti gli utenti. C'è una linea, un'opzione del funnel che si chiama attività degli utenti, che racchiude Ok, tutto quello che la pagina ti dà. Però la pagina Facebook in sì. questo caso. E puoi scegliere tra tutti gli utenti, quindi anche quelli passati, e soltanto i nuovi utenti, quindi quelli che lo fanno per la prima volta. Perfetto. Quindi Barbara, spero di aver risposto alla tua domanda in maniera completa, se no scrivi. Per quanto riguarda l'impostazione del business manager, ne abbiamo già parlato, crei un business manager, c'è il link qui, ma ne abbiamo parlato anche prima, ci butti dentro tutti gli asset che hai, se non li hai li crei, per asset intendo la pagina, l'account pubblicitario col metodo di pagamento se ci devi fare delle campagne, i dati offline, l'app, sincronizzi tutto, crei un pixel ID se non l'hai fatto e avvia Analytics. È tra gli strumentini in alto del business manager, come vi ho fatto vedere prima, quindi vado su tutti gli strumenti, mi cerco Analytics, e qua mi è saltata Un link, un'icona, no, è questa un'icona. dovrebbe essere un po' più a destra, Ok. praticamente quando creo un agglomerato di dati, poi Ah, lo ok. ritrovo con questa icona, gli do il nome che voglio, ad esempio qui guarda, ho fatto l'acerba sito più pagina. Gli dico, mettici il pixel di Lacerba e la pagina di Lacerba. Creo il gruppo e poi quando se ne ho creati tanti, tutti i gruppi agglomerati li trovo con quest'icona che chiaramente sta a simboleggiare il fatto che c'è un agglomerato Un di legame. fonti. E fine incredibile. Incredibile, così cala sipario, però siamo ancora qua e se avete delle domande per Stefano è il momento di porle. Poi è ovvio che potete sempre porle anche in un secondo momento e tanto Stefano è a disposizione H24 per rispondervi da qua all'eternità, quindi non c'è nessun problema. Intanto tu hai domande. No, però a me la cosa che effettivamente è molto interessante questa cosa è proprio l'unione di più fonti perché Analytics ci permette di avere un sacco di informazioni, però il fatto è che è sempre difficile leggere queste informazioni, capire esattamente come muoversi e soprattutto la cosa del creare il funnel è un qualcosa di potentissimo che Facebook può permetterci di fare. Volevo chiedere più che altro quanto poi effettivamente voi che fate una marea di campagne per i vostri clienti leghiate lo studio dei target, di cosa mettere nelle campagne e tutto, più che l'ottimizzazione poi sul sito grazie ad Analytics. Se è un punto di svolta sostanzialmente anche nell'ottimizzazione poi delle campagne. Beh, ci permette di capire, ad esempio, quanto vale un business, nel senso quanto vale un business, un sito in realtà, quanto può valere una pagina, quanto vale il collegamento che intercorre. Quindi se noi dobbiamo fare una strategia, teniamo conto che se tante persone da un post vanno alla pagina o c'è tanta interazione, questa interazione appunto sfocia in una visita. E noi piuttosto che fare una campagna con un messaggio che creiamo noi, molto statico, sponsorizziamo i messaggi di engagement,
perché sappiamo che poi si traducono in quello che poi vogliamo noi. Che noi creare una sponsorizzazione dice ciao, compra, Certo. lo facciamo soltanto qualora reputiamo sia necessario farlo. Se tu hai contenuti tanto ingaggianti, guarda che quelli possono vendere di più anche se non hanno una call to action. E quindi ci permette, magari abbiamo delle attività di engagement in corso, vogliamo vedere se consigliarle ancora al cliente. Possiamo dire guarda, continua così perché queste persone poi sfociano sul sito, noi ti ci stiamo anche mettendo soldi su questo video, su quello che è, perché porta risultati. Certo. E quindi è una cosa buona, ci permette di capire tra le altre cose sul sito in base al carrello medio, gli acquisti medi, più o meno quanto vale l'utente. Quindi se abbiamo delle campagne che magari non convertono benissimo a prima occhiata, poi però vediamo che la gente spende tanto, diciamo, allora è normalissimo che costino questi utenti. E se io li acquisisco a 20 euro piuttosto che a 2, a me sta bene perché tanto poi spendi 50 una volta a settimana, entra pure a 20 o anche a 25 euro. E sono dettagli che a volte non è facile capire da altre sorgenti, né da Google Analytics, che comunque questi dati te li dà, ma te li devi estrarre in una maniera Devi un po' essere diversa. capace di andarteli a prendere, diciamo, se Quindi analitico. per noi è sia un modo di identificare i comportamenti, sia un modo di verificare la qualità di più pezzi dell'azienda, del business, e sia un doppio check su quello che già Analytics ci dice. Possiamo scoprire ad esempio che il piano editoriale, appunto, non porta clienti su Facebook, e quindi diciamo, se fate voi il piano editoriale e avete questa strategia di acquisizione clienti, cambiatela. Certo. Beh sì, è fighissimo perché sostanzialmente anche tutta quell'attività che fai di awareness, quindi ad alto livello, puoi vedere se effettivamente poi ti porta fatturato, ti porta vendite direttamente sul sito, anche se non ci stai mandando direttamente i tuoi utenti e futuri clienti. Perfetto, Stefano, siamo andati anche leggermente lunghi, ma perché eravamo andati leggermente lunghi Preparazione. nella nostra preparazione, di cui vi chiediamo scusa, purtroppo questi giorni abbiamo avuto un po' di problemi tecnici con le reti intasate qua a Milano e vi ringraziamo tutti per averci seguito. Ritroverete questo live, rimane qua sulla pagina, lo ritrovate fra i live di Lacerba. Se volete andarvi a vedere tutti insieme, quelli vecchi, è su lacerba.link/live, molto semplice, li trovate tutti. Quelli che abbiamo fatto insieme ai ragazzi di Instilla, tutti quelli che abbiamo fatto per conto nostro con le slide e tutto. Grazie mille Stefano Grazie a te. e ci vediamo al prossimo live sulla Cerba. Anzi, venerdì prossimo, fra poco uscirà l'iscrizione per il webinar con Paolo su Analytics, Che continua che continua questo tema e lo questo tema. integra assolutamente. Quindi siete tutti invitati. Grazie ancora, ciao. Ciao.